Benvenuti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del Chris. Oggi nuova rubrica, rubrica sui terminali del car fishing e come avete capito dal titolo, oggi vi parlerò del D-Rig. Il D-Rig è un terminale molto usato, soprattutto con boil affondanti e bilanciate. Lo prediligo di più sulle boil affondanti, ma è veramente un terminale efficace e non recente, quindi si usa già da molti anni nel car fishing. Poi ci sono state molte evoluzioni, ma io rimango per il classico. Oggi lo vedremo insieme, passo dopo passo, vi farò vedere come lo costruisco e con quali materiali viene eseguito. Eccoci qua ragazzi, qui ho già preparato un D-Rig e più o meno circa 20 cm, seguendo poi le metrature e i centimetri della rig safe di corda, e questo è il metodo classico che utilizzo quasi dappertutto con boilies affondanti e bilanciate. E una boccata sempre perfetta al laterale destro della bocca della carpa, e devo dire che ho visto veramente poche slamate con questo terminale. Ora andiamo a vedere come si esegue e come si fa. Eccoci ragazzi, qui da mia tackle box vedremo tutto quello che ci serve per creare il D-Rig, partendo dal presupposto che il D-Rig va effettuato con un amo curve shank. In questo caso userò un curve shank X di corda nella misura numero 4, e dobbiamo avere del fluorocarbon. In questo caso utilizzerò un boom da 15 libbre e ovviamente il gommino anti-tangle e una girella. Eccoci qua, qui abbiamo tutto quello che ci serve per creare il nostro terminale e una girella o microgirella, come più preferite voi, non c'è una regola fissa, e il boom che è il nostro fluorocarbon, e quindi ci vuole un nylon rigido, e in questo caso sto usando il fluorocarbon di corda e il boom da 15 libbre e diametro 0,45, e un amo curve shank, in questo caso come ho detto di corda, sempre curve shank X misura numero 4. Per prima cosa andiamo a tagliare un 30-40 cm di filato. Ora prendiamo il nostro filato. Ora prendiamo il nostro filato e creiamo un'asola più o meno alla destra del nostro filato, la sinistra la lasciamo libera. Quindi partiamo, ci facciamo dalla destra, creiamo quest'asola che deve essere di questa grandezza qui più o meno, eccola qua. Ok, prendiamo il nostro amo e lo posizioniamo da questo verso qua. Andiamo a posizionare l'amo sopra l'asola, in questo punto qui dove si incrociano i due filati. Ok, avremo sta parte qua che rimane indietro. Ok, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare il primo nodo in alto all'amo, non quello che fa presa sotto nell'occhiello, ma quello ci facciamo da quello sopra. Tiriamo tutto il filo sulla destra in modo che rimanga veramente poco filo, giusto un centimetro o due sotto l'occhiello, e allarghiamo l'asola in modo che quando andiamo a fare i giri intorno all'amo possiamo effettuare più giri. Partiamo prendendo la cima dell'asola e iniziamo a fare i nostri giri. Facciamo passare questo filo qui sopra la punta dell'amo e prendiamo anche il filato che esce da dietro l'occhiello. Ogni volta che noi giriamo sull'amo dobbiamo incrociare e fare questo movimento qui, ok? Quindi guardate attentamente, giriamo e lo riprendiamo, giriamo e lo riprendiamo, giriamo, lo riprendiamo,
giriamo, lo riprendiamo, facciamo 5-6 giri, ok, arrivati, teniamo fermo il nodo con la mano sinistra e ci troviamo in questa situazione qui. Ora andiamo a serrare tirando dal di qua, ok, riprendiamo il nodo e andiamo a serrare anche la parte che era rimasta dietro l'occhiello dell'amo, eccola qua. Eccolo qui, il nostro nodo è quasi fatto, dobbiamo solo inumidirlo un po' prima di serrarlo totalmente e basta. Una volta serrato ci troviamo in questa situazione qui e tagliamo l'eccedenza qui sotto. A questo punto noi infileremo la girella e la andremo a mandare in battuta qui e andremo a creare il nodo qui sotto l'occhiello che farà quella che farà la presa poi e terrà tutto il carico di rottura del filato. Eccoci qua, la nostra girella è inserita. Ora andiamo a creare la D e poi fare il nodo qui sotto. Prendiamo l'estremità in fondo e infiliamo dalla parte dietro dell'occhiello, quindi da lì qua. Tiriamo. Eccoci qua, la nostra D è praticamente creata. Ora dobbiamo regolarla un po' in base a come la vogliamo tenere. Io più o meno mi regolo come meglio mi piace. Comunque sia, non c'è una D, la D può essere anche un po' più stretta, così, ma come piace a me, belle panciute, in questo caso così, ok? Arrivato a trovare la nostra posizione della D, che più ci piace, e andiamo a tirare il nodo sotto, da sopra l'occhiello, che farà da tenuta. Quindi teniamo ferma la D in posizione, la teniamo ferma anche con l'altra mano e andiamo a fare un nodo non nodo. Fatte le nostre spire e fatti i nostri giri intorno al gambo, rientriamo nell'occhiello sempre con l'estremità del filato, sempre da fuori verso dentro. Ok, eccoci qua. Il nostro dirig è pronto. Ora dal di qua ci facciamo la lunghezza che vogliamo. Io sto sempre intorno ai 20-25 cm, ma questo varia in base alla condizione di pesca e tanti altri fattori. Eccoci qua, ragazzi. Terminale pronto per essere lanciato e per catturare carpe. Il nostro D-rig è semplice e efficace. Bene ragazzi, il video si è concluso, fatemi sapere se volete altri video su altri terminali e se avete qualsiasi domanda scrivetelo di sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!